Ciao, eccoci arrivati all'ultimo modulo per quanto riguarda gli accordi, lo studio degli accordi degli arpeggi, poi passeremo alle scale. Voglio fare una specie di riassunto, o meglio, indicarvi qualche esercizio che racchiude un po' tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Vi dico il mio approccio per studiare più tipi di accordo possibili insieme, quindi quotidianamente mi metto a ripassare un po' i vari, appunto, vari tipi di accordo. E un ottimo metodo, o almeno credo lo sia, quello che utilizzo io, quello di prendere anche degli standard jazz. Dico standard jazz perché in genere hanno tanti accordi e appunto ci aiutano nello studio. Ma si può fare con qualsiasi tipo di brano. Io utilizzo un'applicazione molto semplice. Chi poi dovesse essere interessato e volesse maggiori informazioni, si chiama iReal. Metto uno standard, scelgo la tonalità, la velocità, lo stile e quant'altro e ci suono sopra. Oggi vi propongo. Ripeto, si può fare un qualsiasi tipo di progressione armonica o di brano, eccetera, però oggi prendo uno standard jazz, si chiama All the Things You Are, probabilmente qualcuno lo conosce, se faccio la melodia. Meno così, tanto che non la suono. Ha molte successioni armoniche, specialmente 2, 5, 1, e questo appunto ci aiuta ci permette di fare uno studio abbastanza approfondito. E gli esercizi che voglio proporre sono, innanzitutto, suonando in ordine un quarto a nota, tonica, terza, quinta, settima all'inizio. Voglio proporvi di suonare questo brano, quindi un giro intero, con un'unica posizione. Tutti gli accordi che abbiamo visto, trovate comunque la successione armonica nel PDF. Comunque vi dico i primi: Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major 7, tutti accordi che abbiamo studiato, Re bemolle major 7, Re minore, Sol settima, Do major 7, Do minore settima, Fa minore settima, Si bemolle settima, major 7, eccetera, eccetera. Vedete tutto scritto lì. Ad esempio, un esercizio che possiamo fare inizialmente è quello di fare tutti gli arpeggi partendo dal dito indice, quindi Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major 7, Re bemolle major 7. Il Re minore settima, Sol settima nella stessa battuta, per divertimento allora passo a ottavi per suonare tutte le note. Do major 7, Do minore settima, Fa minore settima, Si settima, Mi bemolle major 7, La bemolle major 7. Stessa cosa di prima, però in La minore Re settima, quindi La minore settima, Sol major 7 e così via. Poi si può fare con tutti con il quarto, partendo dal quarto dito, quindi Fa minore settima, Si bemolle settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, o con il mezzo,
medio, eccetera. Dopodiché i passi successivi a questo tipo di studio, che vi dico la verità, è veramente un ottimo, ottimo, ottimo esercizio, è quello di invertire un po' le note. Quindi sempre lo stesso procedimento, però ad esempio invece di tonica terza, quinta, settima, terza, quinta, settima, ottava. Questo è primo rivolto, come vi dicevo, il discorso del voicing, questo è un vero e proprio rivolto. Verrebbe così: fa minore settima, faccio le prime quattro battute, fa minore settima, si bemolle minore settima, mi bemolle settima, la bemolle maggior 6. Terza, quinta, settima, ottava. Terza, quinta. Una disposizione casuale, settima, quinta, terza tonica. Rimetto la base e mi faccio quello. Quinta, terza, nona, settima, ad esempio, senza suonare la tonica, ancora più bello. Sicuramente non sarà molto musicale come esercizio, però andiamo un attimo per provare a sentire con la base, dopodiché vi lascio allo studio. Fa minore settima. Spero di avervi fatto capire come imposto io il mio studio. Questo è un esempio, All the Things You Are, un brano, è uno degli standard con cui ho iniziato appunto a studiare walking e lo studio degli accordi con questo criterio, ma ce ne sono un miliardo ovviamente, basta appunto l'applicazione che vi ho detto, ma un real book, qualsiasi cosa. Di solito per iniziare si consiglia sempre Autumn Leaves, ma anche Beautiful Love, Take That Rain, che è molto carino, anche Satin Doll, ma ce ne sarebbe un milione. Comunque poi magari faccio una lista di difficoltà per gli accordi e tutto. Vi aspetto quindi a un nuovo capitolo, scale, modi, eccetera, ci divertiremo.
Grazie per ora e al prossimo video.